Ha la ricevuta delle tasse pagate? Sì, certo. Un attimo solo. Eccola. Bene. Il primo semestre inizia la prima settimana di ottobre. Grazie. Prego. Pensavo che fossi già a letto. Non sei venuto a darmi la buonanotte? Scusa, vieni qua. Papà, domani entro alla seconda ora. Mm-hmm. Puoi accompagnarmi a trovare la mamma? Tesoro, domani è una riunione importante. Prometti che sto ancora lavorando. Facciamo così. Ci andiamo tutti insieme il prossimo fine settimana. Dai, così passiamo con la mamma tutto il tempo che vogliamo. Ma io voglio andarci domani. Mi manca così tanto. A te già non manca più. Buonanotte, papà. No, Simo, non posso domani mattina. Sì, ho lezione di patologia. Simo, verrei, ma non la posso perdere questa lezione. Facciamo così. Ci risentiamo domani mattina, ok? Buonanotte. Ciao, ciao, ciao. Domani mi porti in un posto? Hai sentito, domani non posso. Ma perché nessuno può portarmi dalla mamma? Io voglio solo darle dei fiori. Perché papà non vuole portarmi? Io non penso che tuo padre non voglia portarti. Secondo me non può. Sai una cosa? La lezione di domani non è così importante. Facciamo così. Ci svegliamo un po' prima e ti accompagno io. Sì. Mm? Dobbiamo girare in fondo a sinistra. Siamo quasi arrivati. Vedi, è quella laggiù. Zio Carlo! Ciao. Ciao. Niente scuola oggi? No, a scuola ci vado dopo. Mi scusi, Carlo Loi, sono il cugino di Stefano. Buongiorno. Lei è Asia, giusto? Asia. È un piacere. Beh, non è proprio un piacere in un posto come questo. Oggi è l'anniversario della morte di mio padre. Così ho approfittato per portare i fiori anche a Emma. È stata una vera tragedia per tutti noi. Lo immagino. Soprattutto per Carlotta. Zio Carlo, ci accompagni tu a scuola oggi? Ma c'è l'autista fuori che ci aspetta. Ah, lui penso io. Sono felice di accompagnarvi. Ciao. Ciao. Ci vediamo a casa. Allora io prendo l'autobus. Sono solo tre fermate. Non se ne parla. Salga. L'accompagno io. Forse è meglio. Che tipo era Emma? Perché le interessa tanto? Beh, forse per capire meglio Stefano e i suoi figli.
Era una madre meravigliosa. La sua vita la dedicava a loro. Era presente, affettuosa. L'ho sempre immaginata diversa, invece. Non lo so, una donna fredda, severa. Era la sua maschera in pubblico. Non le importava, lei si sentiva a suo agio nel suo ambiente. E fortunata, anche se... Anche se? Non riusciva mai a condividere tutto questo con Stefano. Lui era sempre molto preso dal suo lavoro. Anche la sera dell'incidente, Stefano sarebbe dovuto uscire a cena con lei. Ma si era trattenuto in ufficio. E adesso se ne fa una colpa. Dove stava andando quella notte? Nessuno lo sa. Ah, eccoci. Grazie per il passaggio, mi ha salvato la vita. Sono davvero in ritardo. Grazie ancora. Buona giornata. Grazie. Quando il vaso sanguigno è ostruito da alcune placche arteriosclerotiche che possono determinare ipossia e quindi l'infarto... Buongiorno. Scusate. Mi scusi, signorina. Cosa crede? Che un medico possa arrivare in ritardo? Ricordi che le malattie non aspettano i suoi comodi. Si sieda. Bene, riprendiamo. Allora... Quando il vaso sanguigno è ostruito da alcune placche arteriosclerotiche che possono determinare ipossia... Ho studiato attentamente la documentazione e i bilanci della Corby. Carlo, giusto in tempo. E vi ho convocati qua oggi per mettervi al corrente della mia decisione. La Loi Pharma acquisirà le quote di maggioranza della Corby, come propostomi dai miei collaboratori, ma io non attuerò il piano di riqualificazione che avete studiato. Infatti non ritengo opportuno chiudere la sezione ricerca e sviluppo, intanto perché è una sezione molto importante, e poi perché la sua cancellazione comporterebbe il sacrificio di centinaia di posti di lavoro. Ma, dottor Loi, non è quello il settore che permetterà alla Corby il suo rilancio sul mercato. Però, scusa, solo il taglio del personale della Corby ci consentirebbe di risanare il bilancio e a quel punto dar luogo ad una fusione aziendale che sia amministrativamente e finanziariamente corretta. Beh, ti sbagli. C'è un'altra soluzione. Che cosa hai in mente, Stefano? Noi non chiuderemo nessun reparto della Corby. Al contrario, noi amplieremo il settore ricerca e sviluppo grazie ad un aumento di capitale. Un aumento... Di capitale. In questo periodo di crisi è un vero suicidio. Ma questo non lo puoi fare, scusa. Ma ti basta guardare quali siano gli andamenti di mercato in Europa e in Sì, li so leggere i listini. Ed è per questo che ho pensato che potremmo espandere le nostre vendite nel mercato asiatico. Non è possibile, scusa, perché per far questo tu dovresti concludere un accordo con la Sulaco di Dmitry Kochev. E questo sappiamo tutti quanto possa essere difficile, o no? Stefano, tuo padre qualche anno fa ha provato a fare lo stesso. Ma Kochev, lo sai. Kochev sarà in Italia nelle prossime settimane. Gli ho proposto un incontro e lui ha accettato. Dice che è curioso di conoscere il figlio di quell'italiano arrogante. E allora, avverto la stampa. La notizia di un incontro con Kochev darà una spinta ai nostri titoli. Stefano, scusa, tu sei consapevole del fatto che se per una qualsiasi ragione il progetto dovesse non andare a buon fine, tu esporresti la nostra azienda e i soci di maggioranza ad un rischio enorme? Mi chiedo perché. Perché questa è un'azienda farmaceutica. Dobbiamo investire nella ricerca se vogliamo continuare a tutelare e a migliorare la vita delle persone. Io credo che noi abbiamo delle responsabilità più grandi del nostro conto in banca. E se non c'è altro, per me è tutto. Grazie.